È durato 2 mesi e mezzo il divieto per i fedeli di andare a messa, di mezzo anche la Settimana Santa con la Pasqua, evento inedito nella storia italiana dovuto al lockdown deciso dal governo per arginare i contagi di coronavirus. Da ieri i fedeli sono potuti tornare di nuovo in chiesa, ma rispettando norme piuttosto ferree. Qui siamo a Isernia, nella cattedrale, e Don Remo Staffieri spiega il nuovo modo di partecipare alla Santa Messa. Mettendo in pratica i suggerimenti del governo, con la sanificazione della chiesa e poi con il cartello di avviso all'esterno, all'ingresso, che richiede che ogni fedele che partecipi indossi la mascherina, e poi abbiamo stabilito i posti a sedere con un bollino giallo in proporzione alla capienza della chiesa stessa. Qui in cattedrale la capienza massima è di 50 persone, quindi abbiamo messo due persone per ogni banco che si seggono all'estremità del banco stesso. Il banco successivo fa da distanza, quindi a banchi alterni. Tante le regole abbastanza rigide, dalla sanificazione delle chiese al numero massimo dei partecipanti, dall'obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza all'uso della mascherina fino al divieto di accesso per coloro che hanno sintomi influenzali. L'accesso in chiesa in questa fase di transizione resta contingentato e regolato dai volontari che, indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento, favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Quello che conta però è che sono terminate le dirette televisive delle messe organizzate un po' da tutti i parroci e si torna finalmente ad un seppur minimo contatto umano. La chiesa è comunità, comunità di persone fisiche che si incontrano nel nome di Gesù a celebrare i sacramenti della nostra salvezza, e quindi è una grazia potersi nuovamente trovare insieme a lodare e glorificare il Signore, ma nello stesso tempo a invocare la sua misericordia perché possa liberarci quanto prima dal coronavirus.